Antonio Mazzara, direttore sportivo della Polisportiva Gaeta. Quest'oggi giovedì, per rifinitura in previsione di questo match casalingo. Allora, ti chiedo prima di tutto una breve battuta sulla sconfitta a quanto pare immeritata lì a Morolo e poi parleremo della settimana che è passata. Immeritata l'hanno detto un po' tutti, diciamo, giornalisti, anche diciamo i miei ragazzi, io non c'ero, io ero assente, però da quello che ho visto e quello che ho sentito, cioè che purtroppo ci sono state delle varie smisse arbitrali, però purtroppo quest'anno è così. Quest'anno purtroppo si gira un po' male, da Cisterna da in casa col Farforme con il Cisterna, poi tante altre partite, però come sono abituato a dire e a fare, bisogna mettere tutto dietro e andare avanti e pensare esclusivamente a domenica prossima, che è una partita troppo importante per il nostro campionato. È stata Gaeta una squadra che è arrivata a un certo punto del campionato, che poteva addirittura essere presente nei playoff e poi si è squagliata, come si vuol dire. È il discorso legato alla giovane età, no? Ma sì, tanto un po' di mancata molto l'esperienza, il carattere, diciamo quelle quattro partite di seguito vinte ci hanno un po' illuso, però poi diciamo un po' la sfortuna, un po' gli arbitri, un po' anche noi ci siamo ridimensionati, adesso dobbiamo solo andare avanti e cercare di trovare la salvezza il più presto possibile. La pausa è servita per questi ragazzi? Ma guarda, io penso che le tossine sicuramente sono state molto scariche questi ragazzi, cioè senso, hanno scaricato parecchie tossine, adesso bisogna, da martedì sono tornati molto carichi e consapevoli, ripeto, di affrontare una partita importantissima come con la Vissar Teda, una squadra che in classifica è molto tranquilla, verrà qua a fare la nostra partita e noi dovremmo stare col coltello tra i denti per poter portare a casa l'intera posta. Abbiamo già detto in altre occasioni, il ritorno a Recinello è un'altra data positiva di questa 2013, no? Sì, adesso abbiamo giocato qua la partita con la Litrella, mo domenica torniamo da capo qui, sabato gioca la Juniores, quindi bene o male siamo molto felici di aver dover giocare con il nostro campo. Rientra anche un po' di costi, come si suol dire. Non ho capito. Rientra anche un po' di costi, volendo, extra. Non fa mai male, no? Certo. Senti, in settimana com'è andata la squadra? Qualche problema di infortuni o cose varie? No, infortuni no, abbiamo Emma che è già da 15 giorni che è fermo e dovrebbe recuperare per metà marzo. Poi diciamo per motivi di scuola Marina e Leccese non sono potuti venire questa settimana e oggi nella rappresentativa Juniores sono stati convocati Matteo Colozzi e Davide Maffeo e anche loro oggi non hanno potuto fare parte del gruppo. E niente, per il resto, grazie, è stata una partita molto... Ripeto, siamo tutti carichi per domenica. Senti, cosa c'è da temere di questa Vissar Teda? Anche perché mi ricordo che all'inizio del campionato andava fortissimo, poi ha avuto un lieve calo. No, più che un calo, diciamo che si è tolto il giocatore più rappresentativo che avevano, che era Morelli, e l'hanno dato a Terracina. E niente, è una squadra che secondo me, ti ripeto, verrà qui serenamente a fare la partita, cioè a giocarsi la partita in un modo molto tranquillo, perché c'è una classifica ottima, cioè 33 punti a più 8 dai play-out, quindi sicuramente non ci regala niente, quindi saremo qui a aspettarli per poter vincere. Ma lo possiamo dire, questo Gaeta non è da play-out, comunque, no? Ma non è da play-out, se vinciamo domenica diamo una bella botta al campionato da parte nostra, perché sicuramente se vincendo domenica allunghiamo dalle nostre inseguitrici. Però ti ripeto, io penso che lotteremo fino alla fine, partita dopo partita, e poi alla fine si tireranno le somme. E poi il prosecco ci aspettano i derby Terracina Forme, no? Sì, abbiamo un trittico abbastanza impegnativo, andiamo a Terracina e poi abbiamo il Monte Rotondo in casa e poi abbiamo l'altro derby con i nostri cugini del Formia. Quindi un bel mese allora. Sì, un bel mese. D'accordo, in bocca al lupo per domenica. Grazie, credi.